Palazzo della Podestà si presenta 2021, Montevarchi estate. Assessore, si torna alla vita in che modo? Si torna alla vita cercando di mettere in campo iniziative per tutti, iniziative rivolte alla socializzazione, per la voglia di ritornare a stare insieme attraverso serate di cinema, serate musicali, musica classica, musica rock, musica jazz, attraverso il teatro. Siamo riusciti a mettere in piedi 48 iniziative quest'anno, proprio con la voglia di offrire opportunità e momenti di svago alla cittadinanza. Quest'estate proponiamo una rassegna cinematografica dal titolo Isole. Abbiamo scelto questo titolo volontariamente per fare riferimento al periodo di isolamento che abbiamo passato e per descrivere una metafora fondamentale. Un'isola è un qualcosa di naturale a cui non manca niente, acqua, cibo, eccetera, però è circondata dalla solitudine, dal mare, è quello che abbiamo vissuto anche noi in questa fase di pandemia. E a quello che manca un'isola è altra terra, è altra parte simile. E il cinema, secondo noi, è un mezzo importantissimo per creare legame. Stare davanti a uno schermo, assaporarsi lo stesso film, è qualcosa di indescrivibile, che può curare tutte le ferite, anche quelle legate alla solitudine e all'isolamento. Quindi proponiamo 4 film per un momento di spensieratezza per la comunità e a tal proposito ringrazio il Comune di Montevarchi per averci fornito la possibilità di scegliere i film che secondo noi meglio rappresentavano quello che volevamo comunicare e sono 4 fondamentalmente: I Love Radio Rock, Birdman, Everest e Perfetti Sconosciuti. Non li ho detti in ordine cronologico, però tutti e 4 hanno a che fare con la tematica dell'isola, intesa sia come un film girato in uno stesso ambiente, quindi c'è l'isolamento dal punto di vista scenografico, sia per quanto riguarda l'isolamento e l'estraniazione che prova il personaggio nei confronti della realtà. Però comunque sia, sono tutti film che hanno un tocco di leggerezza per queste estati montevarchine.